Ieri abbiamo parlato di passione educativa. Approfondiamo un poco con la parola di Dio di questa mattina. Elia, Giovanni Battista e Gesù hanno lo stesso destino. È interessante che Gesù nel Vangelo identifica il profeta Elia proprio con Giovanni Battista. E avranno lo stesso destino, e Gesù pure. Il profeta Elia fu perseguitato, il Battista è stato messo a morte, Gesù sarà crocifisso. Ma il punto di partenza è questo, che Elia era proprio splendido. E nel libro del Siracide questa mattina si legge così: come ti rendesti famoso, Elia, con i prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Fosti assunto in un turbine di fuoco, ecco, si vede proprio anche la sua gloria. Grande profeta del Signore. E allora beati coloro che ti videro e che si sono addormentati nell'amore. E così Gesù dirà di Giovanni Battista che non c'è nessuno più grande di lui in tutto l'Antico Testamento. E dirà che il più piccolo cristiano è più grande di lui se segue veramente il Signore. E allora c'è qualcosa che bisogna capire. Che l'amore è passione. Il compito educativo è una passione, che Elia, Giovanni Battista e Gesù e tutta la scia dei credenti dietro di loro, a un certo punto si comprende che l'amore passa attraverso il dolore, che anche le cose buone vengono un po' apprezzate, un po' disprezzate, riconosciute o misconosciute. Che la storia viene continuamente tessuta e disfatta, fatta e disfatta. Che ogni generazione potrebbe ricevere dall'altra che la precede tutta una ricchezza e invece è tentata sempre di ricostruire il mondo da capo, come se niente fosse, senza prendere tutta quella sapienza che viene di generazione in generazione. E come ogni generazione precedente però è tentata di irrigidirsi, di chiudersi in se stessa. Ed ecco perché il discorso della venuta del Messia è proprio quello di riportare il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri, come anche oggi la pagina del Siracide dice. In ogni caso c'è questa passione, per cui Gesù francamente dice così: sì, verrà Elia, ristabilirà ogni cosa, ma è già venuto, ecco, lo identifica con Giovanni Battista. Ma lo hanno trattato come hanno voluto, e poi applica a sé. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli capiscono che parlava di Giovanni Battista e che comincia a parlare di sé, del proprio destino di Messia crocifisso. Il mistero del Natale poi sarà segnato proprio da questo, me lo chiamo io di solito, filo di luce che si intreccia con il filo rosso del sangue, per cui venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Venne fra i suoi, cioè proprio coloro che lo aspettavano, coloro che avevano anche preparato un po' il cuore per questo, ma poi i suoi non lo hanno accolto. Dovranno sentirsi poi a Pasqua trafiggere il cuore, per ritornare ad accogliere ciò che in un primo momento avevano rifiutato. Chiediamo proprio al Signore di comprendere con la mente, col cuore, con la vita, che tutto ciò che c'è di più sacro è esposto al sacrificio. Ma ogni sacrificio portato in Gesù, con Gesù e per Gesù, poi ha come frutto proprio la partecipazione a al mistero di Dio, al sacro.